Allora, vi dicevo, cercheremo di recuperare un po' di tempo perché ci siamo resi conto entrambi che avevamo preparato molto più materiale di quello che poi in realtà il tempo ci ha consentito di presentarvi, quindi chiaramente lasciamo anche un po' spazio alle vostre richieste, alle vostre domande, perché questo sia realmente un contesto di scambio, non di formazione accattedratica, tra virgolette. La seconda parte della giornata, come avrete visto, in questo senso vado avanti su cose che abbiamo già detto e cerco di arrivare al dunque. La seconda parte della giornata, vi dicevo, l'abbiamo pensata focalizzando l'attenzione sull'applicazione pratica, che chiaramente ha una base teorica che è stata già un po' anticipata dal professor Tanucci, rispetto a quello che facciamo nell'orientamento, inteso sia come azione professionale, quindi come consulenza o consultancy, che è difficile da tradurre in italiano, ma è un po' appunto lo spirito del nostro modo di interpretare l'orientamento. Orientamento, noi ci occupiamo di orientamento sostanzialmente universitario, in ingresso, in itinere, in uscita, e grazie anche alla collaborazione di diversi professional con la cattedra lavoriamo anche con le aziende. Diciamo, l'approccio che noi utilizziamo generalmente risente di questa visione che chiamiamo maturativo personale, no? Questa visione più psicosociale dell'orientamento, per cui l'orientamento, come abbiamo detto, non ci ritorno su perché diciamo, la diamo per scontato, ho sentito che siete per la maggior parte psicologi, quindi sono anche nozioni ben note. L'orientamento non è concepito come un processo appunto diagnostico nel quale io ti dico cosa fare a fronte di quello che è il tuo profilo in uscita da un test, da una prova che in qualsiasi tipo di genere rispetto alle attitudini, agli interessi, eccetera, ma sostanzialmente è un processo di costruzione dell'identità. Identità vocazionale, fino ad ora noi vi abbiamo detto di dimenticare un po' questo aggettivo, ma in realtà ancora oggi in molte delle pratiche che risentono di questo approccio volto all'employability, all'adaptability, quindi questa visione molto socio-costruita anche della carriera e della propria identità professionale ricorre, quindi la utilizzerò, però tenete bene a mente con questa lettura più attualizzata rispetto a quello che abbiamo detto. La prospettiva che noi diciamo utilizziamo solitamente è una prospettiva propriamente psicosociale, propriamente psico-organizzativa, che significa che reinterpretiamo il processo di orientamento rispetto a questo grafico che semplifica in maniera molto banale, se volete, ma dà l'idea poi di quello che si fa, il rapporto che lega il soggetto, il partecipante, il beneficiario, chiamiamolo così, della consulenza di orientamento alla sua scelta. Alla sua scelta, abbiamo detto. Noi siamo semplicemente degli accompagnatori, non siamo dei consulenti nel senso appunto diagnostico o preventivo, prima si faceva anche riferimento a quello. E quindi qual è il processo nel quale si trova una persona che vive un momento di disorientamento o comunque un bisogno di orientamento? E si trova in una situazione di incrocio, di interazione tra diversi fattori. Quindi abbiamo da un lato il soggetto che è portatore di motivazioni, bisogni, valori, aspirazioni, tutte quelle variabili, chiamiamole hard, all'interno della psicologia dell'orientamento, che nella storia della psicologia dell'orientamento sono state considerate cardini anche della consulenza e che noi invece utilizziamo, come abbiamo appena finito di dire, come una serie di risorse di cui il soggetto deve prendere consapevolezza per, diciamo, mappare. Dimmi. No, a proposito delle motivazioni, sì. Come... No, anzi, intervenite pure perché così creiamo magari anche una costruzione. Siccome riscuotono sempre molto appeal negli interventi direttamente sul concetto di motivazione generale, e spesso lo si misura con, per esempio, con le attitudini, con gli interessi, più con gli interessi che con le attitudini. Visto che abbiamo detto che comunque gli interessi sono volubili, quindi poco validi, se è ancora valido il concetto di motivazione, con che cosa lo si può misurare? Quali parametri possiamo prendere in considerazione? Sì, anche questo diciamo, è una variabile storica nell'ambito della psicologia dell'orientamento. Le motivazioni intrinseche e estrinseche, rispetto per esempio all'orientamento universitario, noi utilizziamo spesso questa misura della motivazione allo studio, motivazione alla scelta della professione, sempre in una logica di orientamento universitario che non si ferma alla scelta dell'università ma che vede al progetto che c'è dopo l'università, quindi tu perché scegli psicologia? Cosa vuoi diventare realmente dopo il percorso universitario? Tu mi chiedevi se è possibile sostituire il concetto di motivazione all'interno della pratica di orientamento. No, se è valido, voglio dire, buono per noi perché ripeto è molto di successo, però capire come misurarlo a questo punto, perché spesso lo si misura, dicevo, con gli interessi,
No, ci sono delle scale proprio apposite per la motivazione, che classicamente dividono motivazione intrinseca e estrinseca, i bisogni anche, no? Ci sono scale classiche. Nel momento in cui, sempre questo discorso, vabbè adesso attrazione posteriore, la motivazione è la, come dire, l'espressione dinamica di qualche cosa che ti induce a fare qualcosa, no? Se tu c'hai un bisogno, la motivazione è, come dire, la spinta, l'esito di questo bisogno. Quindi se c'ho fame o sto in pericolo, la motivazione è quella carico di attivazione per fare la cosa. Qual è lo, lì misuro il bisogno. Da quanto tempo è che non mangi? E allora so se sei motivato o no a fare una certa cosa. Cosa ci abbiamo invece nella prospettiva di Giovanni? Ci abbiamo le aspettative, le aspirazioni. Per esempio, noi utilizziamo uno strumento che ci consente di misurare quali sono le aspettative che io ho nel settore privato, personale, sociale, lavorativo, familiare, eccetera, eccetera. Non solo, ma misuriamo quanto queste aspettative sono probabili, importanti e sotto il tuo controllo. Allora, a questo punto, come dire, lì comincio a fare un ragionamento. In funzione delle aspettative si genera una motivazione. Però, voglio diventare papa. Cocco, non la controlli tu, sarà pure importante, ma è assolutamente improbabile. Te l'hai la regolata, cioè ristrutturi la dinamica motivazionale in funzione del fatto che quell'aspettativa è fuori portata. Perché questa è la misura importante. Io, infatti, a me non interessa tanto misurare in sé, e ci sono strumenti, sì, DOM, cioè, certo, infatti, orientamento motivazione. Non mi interessa tanto misurare la motivazione, quanto dire questo applica questa energia a una cosa che non c'ha nessun fondamento, oppure è una cosa praticabile. Perché questa è la funzione conferenziale. Diventa uno dei tasselli che ti consente poi di dare una più il punto di partenza, no, ma uno dei mezzi che utilizziamo. Infatti, parleremo più tardi del bilancio di competenze, che è un'altra di quelle etichette che in psicologia dell'orientamento viene abusata, poi senza realmente capire a volte che cos'è, no? Alla fine, nella nostra logica, nella nostra ottica di interpretazione della psicologia dell'orientamento, il bilancio di competenze non è altro che quel folder di cui parlava il professor Tanucci, nel quale tu inserisci tutte queste prove, queste valutazioni, che sono sempre autovalutazioni. Noi poniamo, diciamo, lo studente, a seconda poi del target, o il lavoratore, o il beneficiario dell'orientamento, di fronte alla consapevolezza di quello che è il risultato, quindi la motivazione, così come anche l'interesse. In realtà noi l'interesse non lo usiamo molto, devo dire la verità, magari lavoriamo più sui valori, ma sempre come uno dei tasselli che ci consente poi alla fine di tracciare il bilancio di competenze insieme al beneficiario. Ma io credo anche alla pianificazione. Esatto, perché poi si arriva al piano d'azione, no? Tutto questo poi chiaramente articolato in più incontri a seconda del tipo, o ad esempio noi lavoriamo molto alternando anche prove individuali con prove collettive, di gruppo, ad esempio, ecco, magari qualche psicologo conosce meglio questi strumenti, la leaderless, ma ne parliamo anche in quella occasione di formazione in cui ci siamo conosciuti, la leaderless piuttosto che l'in-basket, altri strumenti che mettono alla prova, ecco, competenze in settori diversi, in ambiti diversi, in interazione, gruppo orienta, fu un'esperienza molto importante in questo senso quella che abbiamo fatto con Sirio. Quindi, insomma, poi alla fine si tratta di mettere insieme le varie tessere. Grazie. E quindi, appunto, da un lato abbiamo il soggetto che è portatore di queste risorse, chiamiamole risorse in senso lato, in senso ampio, risorse psicosociali. Poi dall'altra parte c'è ovviamente l'ambiente sociale, di cui noi dobbiamo comunque tener conto. Ambiente sociale, che è il mondo del lavoro, la scuola, l'università, no? Le rappresentazioni, anche prima si faceva riferimento anche proprio alle rappresentazioni e alle credenze di autoefficacia che la scuola piuttosto che l'università sviluppa, a volte sostanze senza avere un fondo di realtà, no? Mi colpiscono sempre, rispetto anche alle differenze di genere, quegli studi di psicologia dell'orientamento che confermano come ad esempio le donne abbiano una scarsa attitudine, perlomeno ecco, autopercepita, alle materie scientifiche, semplicemente perché la scuola le ha convinte di questo, che le donne vanno male in matematica, detto in maniera banale. In realtà non è vero, non tutte le donne, come non tutti, ecco, la professione scelta dal professore all'interno del suo contesto familiare magari era percepita come femminile, no? Classicamente ci sono delle rappresentazioni che inducono poi nell'orientamento grandi distorsioni, e di questo noi dobbiamo tener conto quando ci poniamo di fronte al soggetto che è portatore anche delle rappresentazioni che vive nel contesto familiare, scolastico, lavorativo, eccetera.
E poi c'è l'altro, no? L'altra punta di questo triangolo, che in realtà sono tutte quelle, diciamo, quegli input che arrivano nella definizione di un progetto professionale, laddove c'è, perché la maggior parte delle mie esperienze, non so le vostre, sono di assenza di progetti professionali, no? Vengono da noi proprio, ecco, gravemente, anche proprio il laureato da 110 e lode, fantastico, è che non ha un'idea, non ha un progetto, quindi in qualche modo bisogna lavorare molto sulla consapevolezza, sulla, anche al ritroso rispetto alle scelte che ha fatto e alle reali motivazioni, tornando al tema delle motivazioni che hanno guidato questa scelta. Quindi l'altro è rappresentato dal gruppo dei pari. Io lavoro molto con i target di scuola superiore che entrano all'università o comunque di matricole, che quindi vivono il primo anno di disorientamento all'università, e mi rendo conto di come molto spesso, rispetto proprio alla motivazione, noi abbiamo fatto anche ricerche che ci hanno consentito da un lato di fare, diciamo, una produzione scientifica, ma anche di capire come funziona poi la dinamica di orientamento all'interno dell'università. Beh, il gruppo dei pari rappresenta un indicatore importante nella scelta. Mi sono iscritta a questa facoltà, ormai non esiste più, a questo corso di laurea, a questo corso di studi, perché i miei amici venivano qui, lo stesso accade per la scuola, e questo chiaramente è un indicatore disastroso nell'orientamento. Rappresentazioni sociali, prima lo dicevamo, la televisione, mass media, o l'esperienza vicariante dei parenti, amici, dei modelli, diciamo, significativi all'interno del contesto vissuto dal soggetto, sono anche in questo senso una guida importante che sostanzia, alimenta delle rappresentazioni, delle credenze rispetto a sé che molto spesso non hanno fondo. Quindi, diciamo, bisogna lavorare molto anche per scrostare queste visioni. In questa prospettiva, quindi, il nostro punto di vista è quello che si connette alla letteratura psicosociale, che interpreta appunto la socializzazione al lavoro, intesa anche come esperienza, prima dicevamo, l'esperienza universitaria è un'esperienza di socializzazione al lavoro, no? È un momento nel quale, ma anche la scuola superiore laddove termina come percorso di studi e poi porta all'esperienza lavorativa, è un momento nel quale noi ci prepariamo, ci attrezziamo a leggere queste risorse rispetto al bisogno, rispetto anche all'offerta che c'è nel contesto lavorativo, al nostro desiderio, al nostro progetto professionale, e quindi, diciamo, è un approccio teorico che noi condividiamo da un punto di vista sostanziale per interpretare proprio la relazione che si sviluppa tra soggetto e diciamo, progetto professionale rispetto all'orientamento. Quindi, che cos'è la socializzazione al lavoro? È appunto un processo molto complesso nel quale si diventa gradualmente, con degli step successivi, capaci di leggere il contesto, no? Le capacità di diagnosi, di lettura, queste sono tutte soft skill nella letteratura, ma secondo me veramente hard skill poi nell'esperienza lavorativa, che in questo ci stiamo impegnando molto, lottando anche con tanti colleghi che hanno difficoltà di interpretare il contesto universitario in questa maniera, interpretare anche appunto il contesto scolastico universitario come un contesto nel quale io mi devo orientare, devo riuscire a capire come diventare artefice sostanzialmente della mia vita professionale e della mia vita universitaria. Prima si faceva riferimento banalmente al rapporto col docente rispetto alla tesi, ma vi racconto anche un episodio che mi successe tanti anni fa a Scienze della Comunicazione, dove avevo una marea di studenti al primo anno, primo semestre, quindi immaginate queste grandi masse di studenti che passano dalla scuola all'università cercando di reinterpretare il contesto così come l'hanno vissuto a scuola. Insomma, c'era questa lezione nell'aula magna col microfono, tanta gente, caos, finisce l'ora, si avvicina timido un ragazzo: professoressa, ma cosa dobbiamo studiare per domani? Mi fece una tenerezza che potete immaginare, perché appunto in quel caso la lettura, la diagnosi della situazione, l'interpretazione, ecco, la rappresentazione che si sviluppa poi nell'esperienza di socializzazione ancora era molto oscurata rispetto a quell'esperienza che era un'esperienza rassicurante, quella della scuola, sapete bene, insomma, non mi soffermo. Quindi quello che a noi interessa è proprio focalizzare l'attenzione su queste fasi della socializzazione al lavoro. La socializzazione anticipatoria, quella su cui si può lavorare attraverso le agenzie educative, attraverso le agenzie formative. Quindi lavorare sulla rappresentazione del lavoro, di come ti proietti all'interno del lavoro, di che tipo di risorse diciamo già hai a disposizione per affrontare certe esigenze che nasceranno nel contesto di lavoro o formativo a seconda dei casi, ma anche lavorare su quelli che sono i punti di debolezza, come li chiamiamo nell'orientamento. Cioè, cosa mi manca in termini di risorse. Poi c'è l'ingresso, e qui c'è un grande bisogno di orientamento. Ricorderete tutti il primo giorno di lavoro, il primo giorno di università a seconda dei casi, no? Sono esperienze di disorientamento anche quelle, perché tu non sai bene anche proprio fisicamente dove ti devi mettere, chi devi guardare, cosa devi fare, la tua vita cambia radicalmente. E quindi, dove sono le aule? Ci si perde in ateneo, che è una bellezza. Posso raccontare un'esperienza? Sì. A Roma facevamo un'esperienza
prendevamo gruppi di studenti universitari, li portavamo all'università per una giornata intera e facevamo fare gli studenti universitari. E poi alla fine, al termine della giornata, quindi mettevamo a far vedere le cose più scene, tipo una lezione di neurofisiologia. Poverini, come inibirli, diciamo. Totalmente, li massacravamo terrificatamente. E poi al termine della giornata facevamo una riunione, eccetera, eccetera. Dice, allora secondo voi, qual è l'impressione che avete avuto? Facciamo incontrare sto un po' in mezzo, mi spiego. Poi arrivava quello incavolato che diceva sto schifo di università, poi quell'altro. Una dall'ultimo posto dice, beh allora ammazzi se sono bassi sti soffritti. No, ma anche banalmente, tornando all'esperienza dei primi anni, noi abbiamo nelle aule dell'università dell'Ateneo i banchi fissi, no? Gli studenti avevano difficoltà a capire che i banchi non si spostavano. No, ma sembrano stupidaggine, ma incidono poi sul modo in cui tu ti poni nel contesto, no? O appunto ti alzano la mano, posso andare in bagno? Sì, non me lo devi chiedere ogni volta, no? Cioè, l'autonomia di cui si parlava prima diventa una risorsa che non si sa come gestire poi, perché non tutti sono abituati, forse è anche una questione proprio di allenamento, di training, che poi invece nel mondo del lavoro è fondamentale l'autonomia, no? È una risorsa molto importante, anzi, chi non vorrebbe un collaboratore che prende l'iniziativa, chiaramente nei limiti delle sue competenze, del suo ruolo, però insomma è importante la proattività di cui si parla tanto in psicologia. E quindi la socializzazione anticipatoria e l'ingresso sono fasi esattamente come le altre, adesso vediamo, le ho volute citare per farvi capire di come l'orientamento, come dicevamo, è nell'arco della vita lavorativa, della vita personale di un soggetto, perché ogni esperienza rischia di essere disorientante, ogni nuova esperienza, no? Quindi l'ingresso, ma anche l'assegnazione di compiti lavorativi successivi, quindi man mano che si cresce nella propria vita professionale, alcune aziende hanno questa buona norma di fare valutazione del potenziale, come si diceva prima, e quindi di utilizzare lo psicologo delle risorse umane, lo psicologo dell'orientamento, il consulente di occupabilità, di employability, che dir si voglia, diciamo questa figura professionale che chiaramente ha queste competenze, per aiutare il lavoratore anche a ripensarsi, prima lo dicevamo con Monica scherzando, ma non tanto, anche a ripensare le proprie competenze rispetto a delle richieste diverse da parte del contesto organizzativo, è un'esperienza disorientante che porta con sé dei bisogni che possono essere colmati attraverso questa pratica. E poi l'uscita, anche l'uscita da un contesto lavorativo, che non necessariamente la pensione, di cui parlavamo nell'esperienza di ricerca che abbiamo fatto, ma anche purtroppo un licenziamento o un'uscita volontaria, no? Anche lasciare il contesto rappresenta, quindi entrare in un nuovo contesto, ripensare la propria vita rispetto ad altre realtà che possono essere extra professionali, ecco, di interessi personali, eccetera, di volontariato. Molta gente finisce di lavorare e fa esperienze di lavoro volontario, che comunque sono esperienze importanti, può essere molto rilevante. Quindi questo processo così complesso, diciamo, ci pone di fronte alla necessità di leggere le variabili che sono in gioco per ciascun soggetto coinvolto. Variabili ovviamente personali, ve le ho elencate, ma potete benissimo immaginarle, dati biografici, esperienze scolastiche, formative, stiamo ripercorrendo sostanzialmente i campi di un bilancio di competenze, no? Si parte sempre dalle variabili personali che rappresentano un po' le risorse di cui dicevamo prima, risorse psicosociali, no? Quindi che hanno attinenza con attitudini, interessi, rappresentazioni, stili di attribuzione, locus of control, i valori, poi a seconda anche della formazione del consulente o del bisogno del beneficiario possiamo integrare come crediamo. Le variabili interpersonali, come vi dicevo prima, anche indagare sul background familiare, prima si diceva se si è coniugati, se si hanno dei figli, se si hanno delle esigenze di cura di genitori anziani, chiaramente ogni storia è caratterizzata in maniera diversa e porta con sé dei bisogni diversi in questo senso, e le variabili situazionali e di contesto, quindi dove lavoriamo in un contesto lavorativo che è già caratterizzato, prima si diceva, da clima, da cultura, da valori, no? E da norme che già diciamo, danno una definizione chiara del contesto nel quale poi il soggetto si va ad inserire, è importante anche cogliere questi aspetti e appunto analizzare gli esiti di questi aspetti sul soggetto, quindi in termini di benessere, in termini di identificazione, di impegno, di produttività, quindi in qualche modo avere a mente anche un modello processuale di questo tipo di intervento. Perché è importante la socializzazione? Perché abbiamo voluto citarla? Perché è un'esperienza di transizione psicosociale e per noi il consulente di orientamento ha necessità di intervenire laddove si vive una transizione. Purtroppo, per fortuna, la nostra vita attuale è fatta di continue transizioni, appunto prima si diceva, ma senza diciamo soffermarci tanto, perché purtroppo è una realtà vissuta da tutti, non esiste più la carriera, il mercato del lavoro è indecifrabile, come diceva il professor Tanucci, quindi le transizioni intese come necessità di ripensare
adattarsi sono quotidiane. E questo bisogno di affrontare la transizione psicosociale può essere diciamo colmato attraverso appunto una riflessione proprio sull'orientamento, inteso come supporto al soggetto che deve fare il punto della situazione, ecco, rispetto alle proprie risorse. L'esperienza formativa o l'esperienza lavorativa può essere caratterizzata da una serie di transizioni. Queste transizioni in un'ottica psicosociale che cosa significano? Significano diciamo rendere il soggetto in grado di leggere il compito a cui è chiamato. Come si affronta una transizione? Le strategie di coping di cui parliamo anche molto spesso senza ben identificare. Mi rendo conto che, come si diceva prima, il contesto della psicologia dell'orientamento o dell'orientamento inteso come pratica professionale molto spesso è caratterizzato da una serie di parole chiave che vengono utilizzate, abusate, senza realmente poi attribuire ad esse una significatività, no? Da un punto di vista di pratica, tradurre in pratica quello che vogliamo dire. Però ecco, i compiti di sviluppo, prima si parlava dell'identità professionale, della carriera come uno sviluppo, sono diversi a seconda della transizione che stiamo vivendo, quindi è necessario interpretare o reinterpretare il processo di orientamento rispetto a quello che è il bisogno che il soggetto manifesta in un determinato compito di transizione. Perché utilizziamo il termine transizione, ed è giustissimo quello che fa, e non cambiamento, no? Pensate dal punto di vista psicologico, è quello un settore sul quale bisognerebbe lavorare, ai cassi integrati. Ai cassi integrati implicitamente gli si fa temere che debbano cambiare lavoro. Allora l'atteggiamento psicologico del cassa integrato è attaccato al suo lavoro, alla sua attività, alla sua posizione, eccetera, eccetera, perché non deve, cioè, giustamente, psicologicamente si identifica con quello. Non utilizziamo il termine transizione, cambiamento, ma il termine transizione, perché la transizione presuppone proprio questo fatto qui. Nei popoli primitivi la transizione dall'età infantile all'età adulta era quella di dire: mo passi all'età adulta e cioè vai nel bosco, soffri un po', ti spaventi, eccetera, eccetera, semplicemente perché devi, quelle risorse che ho, come le utilizzo per. Nel 1944, negli Stati Uniti d'America, è stato promulgato il G Bill Act, che era lo strumento organizzativo, gestivo, legislativo, per consentire alle persone di fare le transizioni del lavoro, perché la gente deve uscire. Invece noi oggi che abbiamo? La cassa integrazione. La cassa integrazione è una condanna, perché l'assunto della cassa integrazione è: state buono, fermo lì, che mo te richiamiamo a fare lo stesso. In stand by. No, non sarà più possibile. Dobbiamo dire: esci fuori, transita. E quindi entri dentro questa psicologia. Quindi attenzione, questo è molto importante, creare questa percezione, perché se io rimango legato alla mia identità professionale pregressa, signori, nessuno va a cambiare l'identità professionale. Cioè, tanto bene, perché devo cambiare? Però siccome il mercato impone questa roba qui, dobbiamo favorire questo concetto di come riesco a riposizionare le mie competenze in un nuovo scenario occupazionale. Ricombinare sostanzialmente, quello che dicevamo prima dei curricula differenziati a seconda del contesto. Le competenze sono quelle, però bisogna saperle rileggere anche per rendersi appetibili a un nuovo contesto. In questo senso orientamento è anche l'outplacement, no? Di cui non abbiamo parlato, ma ovviamente un'altra possibilità di lavoro, giusto per arricchire la figura. Replacement, esatto. Cioè favorire l'uscita, però ripensando il lavoro che abbiamo fatto all'università con lavoratori maturi, che ho visto siete rimasti un po' sconvolti, quarantenni, perché la letteratura dice che da 40 a 45 anni un lavoratore è già maturo. No, paradossalmente alcuni non sono ancora entrati nel mercato del lavoro, me ne rendo conto perché ho la vostra età, quindi insomma capisco bene queste dinamiche, però in realtà, ahimè, questa è una fascia debole, è diventata una fascia debole del mercato del lavoro, e il lavoro che stavamo facendo è proprio a fronte di un'esperienza di lavoro che in realtà nell'università per i tecnico amministrativi magari è vicina anche alla soglia della pensione, come si può ripensare quell'esperienza lavorativa rispetto alle possibilità altre, no? E quindi fare il bilancio di competenze con loro è stato particolarmente istruttivo, perché effettivamente hanno avuto grandi difficoltà ad uscire anche da una logica molto statica, potete immaginare, di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato, con orari nel pubblico, esattamente, quindi una rappresentazione del lavoro che ormai non esiste più e che però, proprio come diceva il professore, la logica cambiamento transizione ha cristallizzato quella professionalità, no? E rende difficile la capacità proprio di rendersi employable. Una scelta che se la mattina alle 8 circolate intorno al Palazzo Ateneo, si vede una quantità industriale di ex dipendenti che stanno con la lingua di fuori aspirando di poter entrare dentro. Sì, gli manca proprio il contesto. I professori universitari maledetti, se andate in pensione, chiedono un insegnamento.
Sì, sì. Perché non c'è un vanno. Abbiamo una marea di corsi a contratto con docenti in pensione. E quindi poi non entrano i giovani, no? Non c'è il riciclo. Sono particolarmente preoccupato perché tra un po' devo andare a insegnare in pensione e devo dire che non voglio fare quella guida. Per favore. Farai parte di quel gruppo, dice qualche cattivo. Per favore, ho bisogno di un consulente. Vatti ad occupare della campagna. C'è sempre volontariato. C'è sempre volontariato che continua ad insegnare gratuitamente. No, io non voglio. Io voglio no, invece si prendono pure lo stipendio. Non voglio assolutamente insegnare. Non voglio, ah, no. Ma infatti io metterei per legge quando uno va in pensione è severamente vietato la professione precedente. Assolutamente. Devi imparare a riposizionare le tue competenze in un altro contesto. Guarda, io sto vedendo. Una grande azienda agricola. Mi piacerebbe molto. Oh, beh, adesso mi chiedo la visita perché sicuramente è il mio forte. Ah, questo poi si connette. E comunque, guarda, mi chiedo la visita, grazie. Dimmi. Funzionamento in termini solo del contesto, cioè con le capacità, con le competenze acquisite, o anche un ripensamento delle proprie competenze? È il ripensamento delle proprie competenze. Quindi, ricostruzione, che ne so, faccio un esempio, proprio del cassa integrato, un amico di Milano che è in cassa integrazione, ha skillatissimo un commerciale a livello internazionale, non riesce a ricollocarsi. Quindi ripenso, rivedo il mio profilo professionale, mi ricostruisco, vado a vedere in base a questo punto nuovamente attitudini. Sì, certo, cioè, bisogna ritornare indietro, certo. Citatevi, scrivetevi questa sigla, RUIAP. Rete Universitaria Italiana per l'apprendimento permanente. L'università di tutte le università si sta mettendo in moto per pigliare questa gente qui e dirgli cocco bello, forse sarebbe bene che tu rifrequentassi un percorso universitario eccetera eccetera per ricollocarti all'interno del mondo, non soltanto come dire un giochino di riposizionamento, ma un giochino di incremento. Quindi per cui a un certo punto dice io volevo fare il critico d'arte. Finalmente adesso lo posso frequentare recuperando tutte le competenze che ho fatto. Questa è la consulenza dell'intervento. Okay. Ragazzi, adesso. Qua ci stanno i soldi. Stiamo mettendo a punto anche il centro di apprendimento permanente all'università che vorrebbe interpretare questo bisogno. Qua ci stanno i soldi, se fate i consulenti di questi, perché io sono disponibile pure a pagare se uno mi fa una consulenza utile per andare a capire quello che fa. Perché mo io ho un po' più di consapevolezza, ma la stragrande maggioranza delle persone sta lì con l'angoscia che non capisce da la fonte di questa angoscia. Perché? Perché sostanzialmente dice adesso che faccio? Perché il lavoro è identità. Quando ci presentiamo alle persone che cosa diciamo? Mi chiamo Amelia, faccio il ricercatore universitario. No. Cioè, e quindi si alza per dimostrare alla moglie che sta andando al lavoro e sono 6 mesi che è disoccupato. E quante ce ne sono in queste storie? A proposito di questo, io non so se è il pensiero comune, per chi fa questo lavoro oggi qui a Bari, sottolineiamolo perché altrimenti, io personalmente trovo difficoltà e voglio cercare di capire da chi deve partire il cambiamento, trovo difficoltà a trovare clienti, perché? Perché tutto quello che stiamo dicendo è correttissimo, peccato però che poi è difficile trovare chi ci paga per fare questo mestiere, che è il mestiere che abbiamo scelto. Non, credo un'altra realtà magari più facile, però qui in Puglia e a Bari in particolare, già solo andare ad un'azienda o ad un manager di anche una piccola realtà cercando di spiegare quello che facciamo, cioè già la spiegazione di quello che facciamo è complicata. Quando, la classica domanda, io sono una psicologa del lavoro, lo sottolineo, e che cos'è? Cioè già la psicologa, pensano a Freud, ma psicologa del lavoro bisogna spiegarlo. Quindi da chi deve partire questo cambiamento, tra virgolette, culturale? Da noi, dall'università, dallo Stato, dalla regione, dalla provincia? Questo io me lo chiedo tutti i giorni. Sì, rispondi. Da te. Allora, perché? Mettiamo tutti i soggetti dentro il territorio, eccetera, eccetera. Lasciamo perdere le imprese, perché sono quelle l'ultime che devono autorizzare, perché dobbiamo andare a dire la cosa detta bene. Perché il problema, devono pagare soprattutto. Capito? Ma soprattutto gli deve andare a dire la cosa che è detta, come dire, adeguatamente, che se la lei dice, sono psicologo del lavoro, mi dica dove è l'ufficio delle risorse umane, quello devi appedate, perché ti presenti male, eccetera, eccetera. Allora, perché da te? Perché noi adesso, per esempio, la professoressa ha citato il fatto che metteremo su in piedi questo centro di apprendimento permanente, stiamo mettendo in moto una serie di cose come università. Io sono profondamente preoccupato del fatto che se poi quella che è la longa manus mia, nostra, dell'università, eccetera, che va a operare
va là e mi fa i danni, che non ha in testa capito sta cosa qua, non è convinta di questa cosa, e io posso pure mettere in piedi 27.000 centi di apprendimento permanente con questo ufficio di consulenza. Allora il problema di fondo qual è? Adesso la sfida, ma la sfida può essere culturale, metterci intorno al tavolo e cominciare a dire, no, diciamo anche prima, proviamo a ragionare per dire, ma noi, questa domanda c'è, perché la gente deve andare in pensione. Beh, voi immaginate tutta la pubblica amministrazione qui a Bari, è un lavoro che potrebbe benissimo iniziare, potrebbe essere proposto, come riusciamo a proporglielo? Allora, non dire che sei una psicologa del lavoro, non è mica solo un problema, noi adesso a Bologna abbiamo fatto consulente la diploma, a un certo punto ti ho detto, signori, probabilmente dovremmo pure... Togliamo l'etichetta psicologo. Togliere la scherzetta, perché è un problema, è un problema. Consulente per l'employability, no? A cose di questo genere, poi dopo quelle vedi, quelle due parti, dice ancora peggio. Però... Vabbè, aspetta. Proviamo un'etichetta aspetta, che... Aspetta, il problema di fondo qual è? Noi ce lo dobbiamo elaborare insieme. Qual è la modalità? È l'insieme. È quello che dicevamo prima. Allora, perché la domanda? Perché allora, noi siamo partiti da questo presupposto, cerchiamo di metterci insieme. Solo che vedo che almeno il mondo della psicologia e quindi di chi opera in questo campo è un po' troppo frammentato. Certo. Ognuno pensa al suo orticello e non si fa nulla di comune. Questa è una cosa che vediamo. Sì, no, hai ragione, allora, purtroppo. Questa cosa è grave perché ho provato. C'è il campo del No, no, io parlo di psicologia perché è il mio campo, però dico no, però, è proprio conosco. Ci sono altre professionalità che hanno... Che sono più hard. Sì, no, ma infatti io dico, mettiamo, cioè, facciamo rete non solo tra psicologi del lavoro, facciamo rete tra persone che operano in questo settore, le risorse umane, oggi stiamo parlando di orientamento, ma voglio dire ci sono tanti altri ambiti. Perché se facciamo rete, allora possiamo anche arrivare a dire a qualcuno, ascoltateci perché questa cosa è utile e questo è probabilmente quello che manca. Perché se vado io anche solo all'ordine a dire ma perché non facciamo qualcosa soltanto, cioè è legata alla psicologia del lavoro piuttosto che pensare solo alla psicologia clinica, l'ordine a me è già sperimentato, certo, come non singola mi non per niente. Se invece si fa rete magari si riesce ad arrivare, questa era la poi alla fine. Sì, no, ma io lo sforzo che ti voglio dire è questo fatto qui, noi dobbiamo diciamo, fare rete, non fare rete perché ci scambiamo poi i giocarelli, fare rete perché dobbiamo, io ho un problema, lei lo discuto sempre, io devo formare uno psicologo del lavoro pugliese. Ecco, esattamente. Quello che dicevamo prima. Io scriverò il manuale di gestione delle risorse umane pugliese. Perché il manuale tradotto è molto diverso il contesto. È una fessata. Però ho capito che mi sforzo di notte, ci penso, eccetera, eccetera, dice, tu sta la specificità. Allora, il problema è che questo è un discorso che posso fare con te, con voi che state là, che venite a dire, guarda che quello, la cosa, la definisce così. Ok? Quindi, allora, tutte queste problematiche, questi esempi. E questo discorso andrebbe esteso perché, per esempio, se noi lavorassimo all'interno delle scuole, lavorassimo all'interno degli uffici, cominciassimo a ragionare che il benessere organizzativo passa attraverso la capacità di fare il piano di... ok, piano siamo in grado di farlo. A differenza degli psicologi clinici che sono maledetti, noi psicologi del lavoro abbiamo questo senso dell'organizzazione. Forza ragazzi! No, come dici sempre tu, noi siamo gli psicologi del benessere, non del malessere. Non del malessere. In senso buono, senza offendere nessuno che opera nell'ambito clinico. Portano sfiga! Io non sono così netta. Allora, tornando un attimo a quello che dicevamo, quindi qui ci sono alcuni esempi di momenti di transizione, ce ne possono essere tantissimi, ma questi sono alcuni momenti salienti, no, della vita di una persona in cui si può aver bisogno di orientamento, si può aver bisogno di un supporto, di una guida, no, che in qualche modo ci aiuta a leggere le nostre risorse. Ad esempio, le transizioni connesse ai processi decisionali. Le decisioni sono, diciamo, anche l'anima di un'organizzazione, quindi al di là delle decisioni personali relative alla scelta dell'università, alla scelta della scuola, prima si parlava terza media, un altro problemaccio lavorare con questo target, ma anche quella è una scelta molto importante, ma anche decisioni che ineriscono la carriera lavorativa, quindi che sono diciamo, relative all'evoluzione della propria carriera lavorativa. Poi ci sono delle transizioni invece connesse ai momenti di impatto, come vi dicevo prima, il passaggio dalla scuola all'università piuttosto che al mondo del lavoro, da un'occupazione all'altra, e le situazioni legate alla temporanea perdita di ruolo, e qui rientriamo nell'ambito sia del lavoratore che appunto deve andare in pensione o deve cambiare contesto, ma anche dello studente di cui vi parlavo prima che non ha ben capito la differenza tra scuola e università. E
queste sono situazioni di transizione particolarmente rilevanti ad alto impatto psicologico, perché appunto emergono tutta una serie di ansie, anche no? Di malesseri psicoemotivi legati al bisogno, quindi di trovare la strada sostanzialmente. Ad esempio, nei processi di scelta, quali sono i bisogni individuali con cui facciamo i conti poi come pratica di orientamento? Aumentare il livello di consapevolezza rispetto alle variabili che intervengono in questo processo, quindi in realtà è tutto dentro di te, prima lo dicevamo, ognuno di noi è portatore di una marea di risorse di cui non è consapevole. Molto spesso, quando mi è capitato di fare bilanci di competenze, anche in particolare ricordo un'esperienza molto bella di un progetto europeo a cui abbiamo partecipato, che ricostruiva le competenze apprese nei contesti informali delle botteghe per il mondo. Conoscete il contesto ecosolidale, le botteghe che vendono prodotti ecosolidali? Molto spesso i lavoratori in quel caso sono lavoratori volontari, non dipendenti stipendiati, che prendono la loro esperienza lavorativa come un'esperienza così giocosa, se vogliamo usare questo termine, ma nella quale in realtà si sviluppano delle competenze, no? Pensate alla persona che è alla cassa piuttosto che consiglia rispetto ad un prodotto, cioè tutto il giro d'affari delle bomboniere, tra virgolette giro d'affari chiaramente, e che quindi c'è una necessità da parte del commesso, chiamiamolo così, di consigliare, di fare consulenza anche rispetto al prodotto, di raccontare la provenienza, eccetera. Ci siamo sorpresi, quando abbiamo ricostruito i profili professionali di queste persone, di quante competenze in realtà erano già presenti nel proprio curriculum, no? Di cui non si aveva conoscenza, non c'era traccia. La maggior parte di loro ti dice, quando deve fare il curriculum, no, ma io non ho mai fatto esperienza lavorativa. Ma infatti spesso suggerisco a chi fa il curriculum, dico, pensaci. E pensa, da quando sei entrato in ufficio, quando sei uscito? Quante competenze hai messo in atto? Cosa hai fatto? Esattamente. Sul telefono? Quindi dalle attività alle competenze, esattamente. Perché altrimenti anche comunica, io mi occupo di selezione del personale e spesso mi rendo conto che devo soffermarmi sul curriculum per cercare di capire, perché invece quando poi li ascolto mi rendo conto che c'è un mondo. Sì, esattamente, è tutto dentro il soggetto, no? Esatto. Quindi il nostro compito è semplicemente quello di attivare questa consapevolezza, no? Far riflettere il soggetto rispetto alle variabili che creano questo disorientamento e come poi far fronte a questo bisogno di tranquillizzarsi, no? di socializzare con la situazione ambigua, perché poi è l'ambiguità che crea disorientamento in questo caso. Incrementare la capacità di lettura, vi dicevo prima, banalmente la capacità di diagnosi, che è una competenza trasversale fondamentale in questi casi, prima ne parlavamo anche nel modello dell'employability, attraverso il confronto e la rielaborazione, acquisire delle metodologie per una ricerca attiva delle informazioni, quindi c'è la teoria ad esempio del sense making, che è una teoria psicosociale. Buongiorno. È una teoria psicosociale molto nota nell'ambito della socializzazione al lavoro, che appunto sostiene che nei momenti di ambiguità, di confusione, di disorientamento, la prima cosa che facciamo è ricercare informazioni. Tornando al primo giorno di lavoro, al primo giorno di università, io ricordo personalmente, sicuramente lo ricordate anche voi, che la prima cosa che abbiamo fatto è chiedere a qualcuno che abbiamo individuato come una persona importante all'interno di quel contesto, dove devo andare, come devo fare anche stamattina venendo qui, banalmente la strada che mi ha portato qui, mi ha fatto fare diverse richieste alle persone per strada per essere certa di arrivare al posto giusto, insomma. E poi appunto da questa consapevolezza, da questa ricerca attiva si giunge chiaramente alla definizione del piano d'azione che dicevamo prima, no? Che è finalizzata a prendere la decisione, decisione che è del soggetto, no? C'è questa presa di distanza, per cui, come dicevo prima anche al vostro collega, noi guardiamo quello che il soggetto spontaneamente fa, no? Mettiamo a disposizione una cassetta di attrezzi, ma la decisione finale, la scelta, è comunque responsabilità di chi ci sta di fronte. Questo mi accade tantissimo nello sportello che curo come orientamento in ingresso, appunto, dove gli studenti di scuola superiore vengono con i genitori e mi chiedono che cosa può fare mio figlio, e non glielo posso dire io, giustamente, come diceva il professor Tanucci, no? È una questione di scelta personale che nasce da tutta questa riflessione. E poi appunto molto importante la prefigurazione di se stessi all'interno del contesto nuovo, quindi immaginarsi, no? Nel nuovo contesto rispetto alla consapevolezza di aver acquisito, di avere a disposizione delle risorse che renderanno un po' più semplice, più facile l'adattamento. Quindi già qui abbiamo una serie di bisogni che rispondono poi al processo di orientamento. Lo stesso possiamo vedere rispetto all'impatto organizzativo, no? Quindi un contesto nuovo che ci crea ancora una volta ansia,
che ci mette in difficoltà rispetto alla nostra percezione di autostima, di autoefficacia, le variabili di cui abbiamo parlato prima, in realtà ci costringe anche a pensare a delle situazioni, come dicevamo prima, nelle esperienze informali simili, che ci hanno già messo alla prova con quel tipo di esperienza e che quindi in qualche modo ci hanno dimostrato, perché molto spesso le fonti di conoscenza del sé non sono il sé, no? Sono gli altri, sono il contesto, sono i feedback, come dicono gli psicologi, altro termine super abusato, che in qualche modo riceviamo dal contesto. Quindi aver fatto un'esperienza, positiva o negativa che sia, ci ha insegnato in qualche modo già come reagire rispetto a quella situazione, in maniera proattiva chiaramente, non passiva. Decodificare le regole, ecco, la cultura organizzativa di cui parlavamo prima, l'impatto organizzativo con un contesto nuovo molto spesso ci impone di imparare a leggere anche la cultura, ci si dà del tu, ci si dà del lei, si aspetta che ad esempio nel contesto universitario, no, le domande vengono di solito in una fase della lezione, non c'è un dialogo continuo come magari c'è nella formazione professionale piuttosto che a scuola, dove magari ci sono anche dei modelli proprio di insegnamento diverso. Sembrano banalità, ma sono poi quelle caratteristiche del contesto, di quel triangolo che abbiamo visto prima, che incidono sul modo in cui reagiamo alla situazione. Costruire rapporti significativi di tipo simmetrico, la cooperazione di cui si parlava, un altro bisogno importante. Devo imparare ad entrare in relazione con le persone che condividono con me un ruolo, una situazione, un ufficio banalmente, no? O un contesto organizzativo. Anche gestire le relazioni asimmetriche, quindi imparare a decodificare anche i rapporti top down, come si chiamano in gergo tecnico, valutare le proprie risorse ancora una volta e poi ovviamente anche monitorare l'andamento, cioè cercare delle risposte rispetto al proprio comportamento, dei feedback che siano informativi rispetto alla nostra capacità di far fronte a questi bisogni. Infine, quelli legati alla perdita di ruolo. Anche qui è importante canalizzare i propri sforzi rispetto ad un obiettivo, recuperare la motivazione personale. Questo tipo di target è chiaramente un target che vive una situazione psicologica molto difficile, perché appunto deve abituarsi a ripensarsi. Prima dicevamo, io ho lavorato per tanti anni e continua ad essere una mia grande passione sul tema del significato del lavoro, no? E quindi anche la precarietà del lavoro, il lavoro intermittente, è un tema ahimè molto diffuso a livello anche sociale, culturale, e quanto questo incide sull'identità personale, no? Io credo davvero che noi siamo quello che facciamo in questo senso, e quindi sostanzialmente lavorare con questo target significa lavorare molto su variabili, ecco, è andato via il vostro collega, si è allontanato il vostro collega che mi chiedeva quali sono le variabili che consideriamo poi nel bilancio di competenze. In questo caso con questo target è molto importante lavorare sul significato del lavoro, riuscire a spostare la trazione anteriore e posteriore a seconda poi del progetto professionale che vogliamo proporre, che vogliamo elaborare insieme al soggetto. Ricostruire l'esperienza strutturata rispetto al nostro agire quotidiano non è uno scherzo, prima si scherzava, ma è molto importante. Il fatto di uscire ogni giorno per andare al lavoro, no? O di avere un orario di studio, per esempio dalla scuola all'università, io vedo, ho diversi cugini che hanno iniziato l'esperienza universitaria, che si trovano sconvolti dal fatto che non c'è un orario statico, no? Dalle 8 alle 13 alle 14 a seconda delle scuole, ma appunto le lezioni sono frammentate, sono spezzate, a volte ci sono giorni in cui non fai nulla, teoricamente non fai nulla, no? E appunto l'autonomia, la disorganizzazione anche del quotidiano diventa un elemento su cui l'orientamento può lavorare. Aumentare la possibilità di pensarsi positivamente in una nuova situazione e chiaramente sviluppare le strategie di coping. Quindi ancora una volta abbiamo aggiunto delle variabili importanti che possono essere considerate nel bilancio di competenze. Quali sono le azioni professionali di orientamento? Questo in senso molto ampio, molto banale, e accennava anche il professor Tanucci prima rispetto anche alla valenza che l'orientamento può avere, a seconda della fase del ciclo di vita nel quale ci troviamo, no? Esiste, come dicevamo prima, un counseling, una diciamo, pratica, un'azione professionale di orientamento che è riparativa rispetto ad un bisogno, ad una lacuna, in qualche modo risponde ad un bisogno personale specifico, ma c'è anche un counseling che in qualche modo è formativo, perché sostiene un progetto professionale, un progetto educativo o formativo che dir si voglia, e poi c'è un counseling invece che valorizza le competenze. Quello è il counseling ad esempio organizzativo, un'altra etichetta spesso utilizzata nell'ambito della psicologia dell'orientamento, che avviene proprio nell'esperienza lavorativa e che quindi consente proprio di ripensarsi anche rispetto a traguardi di carriera differenti. Inevitabilmente l'orientamento ha anche una dimensione informativa, perché noi possiamo essere anche fonte di quelle informazioni di cui parlavamo prima, che aiuta il soggetto a comprendere come funziona un contesto organizzativo.
ma può essere anche un sostegno formativo, questo accade anche molto spesso nell'orientamento in itinere universitario, ad esempio, e infine diciamo è una vera e propria forma di consulenza di orientamento, consulenza di employability come l'abbiamo chiamata prima, laddove appunto l'obiettivo è quello di rendere autonomo il soggetto rispetto ad un progetto che assume anche una dimensione concreta di pianificazione, di step, no? Rispetto alle scelte. E qui appunto un po' la filosofia che c'è alla base dell'azione orientativa in questo senso, che già citavamo vicino alla macchinetta del caffè, il self-empowerment. Se sposiamo la logica dell'orientamento come diciamo approccio di sviluppo del sé vocazionale, del sé professionale, che dir si voglia, e quindi la nostra azione professionale ha questo scopo di aiutare il soggetto a prendere consapevolezza, a leggere la propria esperienza fino a quel punto e di prospettarsi anche un futuro rispetto a queste risorse, necessariamente noi lavoriamo sul self-empowerment, che è un altro costrutto, mi rendo conto, che sentiamo molto spesso anche a sproposito, ma che in realtà ha una valenza molto importante sia per il soggetto che per l'organizzazione nella quale il soggetto è calato. No? Prima si faceva riferimento al fatto che le organizzazioni pugliesi, parliamo del nostro contesto locale, dovrebbero imparare a leggere in prospettiva i risultati di buone pratiche di gestione delle risorse umane. Noi ci stiamo battendo davvero col coltello tra i denti per questo, perché inevitabilmente poi, se andiamo a misurare gli indicatori oggettivi della produttività, del tassi di turnover, assenteismo, che sono poi gli indicatori che interessano un'organizzazione, un lavoratore che è empowered, no? Che crede in se stesso, che si rende disponibile ad apprendere l'employability di cui abbiamo parlato stamattina, che in qualche modo è valorizzato però in questa sua tensione verso l'apprendimento e verso la valorizzazione delle competenze, è inevitabilmente anche un lavoratore che produce di più. Quindi lavorare su questa dimensione ha sicuramente delle ricadute sia positive da un punto di vista individuale, ma anche e soprattutto da un punto di vista organizzativo, la prospettiva che diciamo noi condividiamo dell'orientamento. Infatti vado avanti su questo perché ve l'ho anticipato, la gestione della transizione quindi porta allo sviluppo di quella che noi abbiamo chiamato stamattina l'employability, il senso di occupabilità. Quali sono le fasi? Entriamo un po' più nel concreto, perché il tempo sta correndo, quindi scusate se vado veloce su alcuni punti, ma sono stati già richiamati stamattina. Quali sono le fasi di questo processo di attivazione? Noi siamo, mi piace pensare a questa metafora del catalizzatore di energia, no? Noi dobbiamo innescare la miccia, ma poi alla fine la responsabilità, come si diceva stamattina nel modello di orientamento che domina attualmente gli scenari, è quello proprio della responsabilità personale. Esistono delle fasi nella costruzione del progetto professionale, del benedetto bilancio di competenze, che è poi lo strumento che utilizziamo concretamente nella pratica professionale, una fase esplorativa che quindi consente al soggetto nel momento in cui arriva a questo sportello, a questo servizio o comunque che diciamo, richiede il nostro intervento rispetto all'orientamento, è una fase nella quale c'è questa ricognizione, ricognizione dello stato dell'arte, delle proprie risorse, delle proprie esperienze e anche delle alternative possibili. Poi c'è una fase decisionale in cui si comincia a leggere il materiale che si è prodotto nel bilancio di competenze che adesso vedremo e si comincia anche a discriminare tra le alternative possibili, quindi a fare una sorta di percorso, di vari percorsi che sono possibili rispetto a quelle che sono le risorse presenti. La fase di pianificazione della scelta, che in qualche modo obbliga il soggetto a definire una strategia operativa, quali sono i passi che devi compiere per raggiungere questo tipo di percorso, per incamminarti su questa strada che hai deciso, quindi raggiungere l'obiettivo, e poi c'è sempre la fase di aggiustamento della scelta, che è invece quella che consente di ritarare l'esperienza, ritarare il progetto professionale rispetto magari ai feedback che abbiamo ricevuto, anche per lasciarsi aperte quelle porte di cui parlavamo, no? Il percorso alternativo al percorso B. E quindi il livello, diciamo, le variabili che sono importanti in questo senso sono innanzitutto capire qual è il livello di intervento richiesto. Appunto, abbiamo di fronte un soggetto che fa richiesta di consulenza, qual è il bisogno che esprime? Può essere appunto un bisogno di informazione, che chiaramente è il primo passo dell'orientamento, non si limita a quello ovviamente, la nostra professionalità ci consente di andare ben oltre l'informazione, però inevitabilmente magari si arriva non consapevoli anche della propria richiesta con la richiesta di un'informazione. Poi c'è il sostegno orientativo e il counseling. Quali sono appunto gli obiettivi di questo percorso metodologico? La ricostruzione dell'esperienza, ma anche l'allargamento dell'esperienza, quindi cercare di ampliare, come si diceva prima,
prima anche rispetto ad esperienze formali, non formali e informali, e lavorare sulle strategie di coping, magari ripercorrendo, ricostruendo nella memoria del soggetto delle esperienze simili a quella che si vuole prospettare, nelle quali ci si è trovati di fronte a delle situazioni problematiche, come se si è risolta quella situazione, no? Quali strategie abbiamo messo in atto in termini di fronteggiamento della situazione per risolverla. Ancora una volta le risposte sono nel soggetto, no? In questo senso noi non dobbiamo inventarci nulla, possiamo usare degli strumenti anche qui per valutare che stile di coping abbiamo come tendenza, come attitudine, ma alla fine dei conti, diciamo, emerge già dal racconto, come possiamo dire, dalla ricostruzione dell'esperienza, una risorsa che è stata utilizzata concretamente, che quindi è presente. Poi ci sono le aree tematiche su cui si può lavorare, perché come ben sapete l'intervento non si risolve in un incontro, no? Ma potrà essere articolato in varie fasi, e quindi si lavora sulle risorse, sugli sbocchi professionali, sui percorsi formativi, poi a seconda delle esigenze, chiaramente qui abbiamo fatto un po' un elenco di punti che poi possono essere declinati rispetto al vostro bisogno specifico. Focalizzare l'attenzione anche sulle condizioni e sui vincoli di partenza. A volte ci sono dei problemi, diciamo dei vincoli, degli ostacoli anche economici banalmente, sociali, strutturali, personali, il fatto che magari voglio fare lo psicologo del lavoro a Bari, no? Tantissimi studenti in uscita dall'università nel servizio placement pongono questo vincolo per motivi personali, per vari motivi, non stiamo a condannare questo, però è chiaro che poi fai conti rispetto al tuo progetto professionale con un vincolo importante, e quindi si tratta di ripensare rispetto a questo. Opportunità da esplorare in termini di sviluppo anche di nuove opportunità, e quindi non soltanto guardare, diciamo, la prospettiva temporale è molto importante nell'orientamento, il breve, medio, lungo termine è una dimensione veramente molto importante anche nella proiezione di quella che può essere, tant'è che si fa banalmente la domanda dove ti vedi tra 5 anni, questo anche nei colloqui di selezione con chi si occupa di selezione, ma non è una banalità, serve proprio per capire se e in che modo, in che misura il soggetto riesce a focalizzare quella rappresentazione di sé nello scenario futuro, che è molto importante, perché quello che ho notato manca anche agli studenti, sia di scuola superiore che gli studenti in uscita dall'università, è questa prospettiva temporale, per cui la risposta è voglio fare qualsiasi cosa, basta che lavoro. Non va bene questa risposta, no? Molto spesso, però devo dire, la mia esperienza è stata questa, non solo la vostra. Mi accontento di tutto, qualsiasi lavoro, che non ti aiuta proprio. Avevo preparato anche una riflessione sul gruppo come risorsa di orientamento che può essere utilizzato soprattutto nei gruppi, ad esempio nella scuola, nell'università, ma devo dire anche nelle organizzazioni molto spesso, laddove l'intervento di orientamento è finalizzato alla valorizzazione delle competenze, si può utilizzare il gruppo, perché il gruppo è una risorsa, no? Noi abbiamo la possibilità attraverso il gruppo di veicolare non soltanto delle competenze, delle conoscenze di sé, come vi dicevo prima, il fatto che gli altri siano informativi di come ci vedono, no? Di come siamo, è molto importante, ma anche per vedere, proprio a seconda dell'obiettivo, dell'orientamento, dell'azione professionale, come ci comportiamo con gli altri, no? Banalmente la leaderless o comunque queste prove di gruppo nelle quali c'è il problem solving, ci sono delle richieste specifiche rispetto a determinate competenze trasversali, sono informative anche di come il soggetto poi potrebbe comportarsi nella reale, no? Sono simulazioni ma molto informative di come si potrebbe comportare nella situazione reale organizzativa. Vado avanti. Scusami se sento un po' male. Immagino anche gruppi con particolari caratteristiche, tipo appunto gli ex tossicodipendenti. L'abbiamo utilizzato insieme. Io almeno nella mia esperienza ho visto che il confronto aiuta, perché certo, altrimenti rimangono fissati su idee, pregiudizi soprattutto, che a cui sono molto legati per anni ovviamente di tossicità. E invece il confronto io personalmente lo trovo utile, e quindi lì forse è meglio lavorare sul gruppo che sull'individuo. Sì, è una scelta che perlomeno è contestuale. Ci sono delle risorse che vengono fuori, che si moltiplicano perché ovviamente ci sono più persone presenti. Per esempio funziona molto per il senso di autoefficacia, perché il vedere che qualcuno simile a me, no, riesce in qualcosa in cui io ritengo di non essere assolutamente portato, ma torniamo al discorso che facevamo stamattina, questa logica anche che ci è stata inculcata dalla socializzazione familiare, scolastica, eccetera, è molto importante perché ci dà la spinta per provare almeno ad uscire dal nostro guscio, quindi in certe situazioni può essere veramente un escamotage molto utile nell'orientamento, il gruppo effettivamente, come diceva Nadia, con particolari target, ma anche a scuola. Io l'ho utilizzato molte volte nell'orientamento scolastico, no? Con gruppi di ragazzi che appunto si apprestano ad uscire dalla scuola, è molto importante. Anche per gli adattamenti disturbati. Io ad esempio sto seguendo un gruppo
gruppo in corso di formazione, è noto che appunto il gruppo aiuta notevolmente a vedere che magari non si è soli nel ricercare nuovi reinserimenti o ad attraversare particolari difficoltà, quindi comunque sicuramente il gruppo aiuta di più. L'esperienza vicariante che ci insegnava Bandura. Una nota noticina, eccetera, eccetera. Il gruppo è uno strumento potente, ma è uno strumento infido. Io sono sempre perplesso sul gruppo, nel senso che il gruppo è estremamente pericoloso, perché se il gruppo va utilizzato in maniera cinica, perché ti aiuta a fare un confronto, l'autoefficacia, la situazione di questo genere, però bisogna immediatamente dire alla gente, appena puoi, anzi prima di puoi, esci fuori dal gruppo, perché il gruppo è una specie di buco nero. È un buco nero. Sì, perché poi si riproducono i ruoli, chiaramente. Specie nel contesto lavorativo, mentre nel contesto del trattamento il gruppo serve perché è un sostegno, nel contesto lavorativo appena quelle angosce, quelle ansie che diceva prima Amelia, poi prendono il sopravvento, uno si infogna lì dentro, e quindi bisogna stare molto attento all'uso. Ecco, io infatti sono molto d'accordo sull'uso del gruppo, però al consulente di orientamento gli dico occhio, perché appena vedi un segnale di questo vortice che parte, eccetera, eccetera, rompi. Ma tu fai riferimento a gruppi che si conoscono, forse? Tu dici succede sempre. No? Appena pigli un minimo di socializzazione nel gruppo, eccetera, eccetera, si creano le dinamiche, ecco, creano di le ruolo. Dinamiche che, come dire, solleticano sempre di più la dimensione angosciosa. Ma forse in quel caso il tempo aiuta, nel senso che dovrebbe essere molto limitato. Un anno di gruppo diventa molto strumentale. Bisogna proprio, come dire, dare al gruppo un compito molto preciso, esplicito, in modo tale che le persone, una volta che hanno ottenuto il risultato, dice Cocchi, vi saluto, ciao, non ne voglio più. Infatti io pensavo ad una fase della valutazione, certo. No, ma sono veramente d'accordo, importante. Però contavo questa raccomandazione perché dico questo, in una situazione storica come questa qua, dove qui stiamo facendo un ragionamento di una persona che che ha 200.000 euro da investire. È probabile che la nonna ti abbia dato 200.000 euro, ma è probabile anche che hai 150.000 euro di debiti dall'altra parte. Quindi non stai in una situazione molto tranquilla. Quindi che succede? Tappi i debiti, cioè, la comunità economica europea ci dice non dovete superare gli investimenti, gli economisti più evoluti dicono no, fate più debiti perché così riparte l'economia, eccetera, eccetera. E lo stesso lì, dice che faccio? Investo o ma contento di un posto purché sia? Cioè raga, qua capito, la cosa diventa complicata. È facile che uno dice ma intanto tu ti hanno dato un posto di, come dire, spazzino della città, prendi quello che viene, ma che te frega, intanto così ti sposi, fai figli, metti su famiglia, sì, si coltiva una cultura di gruppo che molto spesso è controproducente, quello è il problema. Quindi da questo punto di vista bisogna sempre, come dire, avere, giustamente mi diceva, il proprio progetto. Allora strumentalmente il gruppo, cinicamente il gruppo mi serve a dire ma se da un po', ma quella cosa che fa lei la so fare meglio io. Esatto. O me lancio, e quindi in questo senso sì. Devi cominciare ad uscire. Questo è il mero cinismo, eh. Sì, cioè devi usare il gruppo per... Il gruppo è un luogo di cinisti micidiati. Usare la vita mea. Sì, poi soprattutto per esempio nella selezione, quelle prove di selezione di gruppo, emergono quelle dinamiche di cui parlavamo prima, per cui nessuno parla con nessuno perché non vuole condividere, no? Però ecco, da valutatore o comunque da orientatore, da esperto di risorse umane, leggi tante dinamiche che, diciamo, non sono consce, no? Non sono dichiarate, sono però interessanti dal punto di vista di competenze. Cioè noi per esempio nella leaderless scopriamo molto spesso delle competenze che altrimenti non emergerebbero, di gestione del gruppo, di autorevolezza, eccetera. È proprio strumentale, il gruppo è pericoloso perché poi dopo il gruppo ti fa pagare il costo. Cioè dice adesso che fai tu, non stai più al gioco? Non partecipi più? Non sei dei nostri? Il gruppo crea questa novità, il senso dell'appartenenza, e quello è micidiale, perché poi dopo ti vai appresso, poi ti porti appresso tutti i valori culturali, no? E dici vabbè, ma io c'ho una ragazza che si è laureata con me di Bari, eccetera, eccetera, dice ma io vai a fare il dottorato a Verona, bravissima ragazza, e no, ma dopo là non c'ho gli amici, l'aria di Bari, eccetera, eccetera. Che delusione questa situazione. Ma metti a muro la Spagna.
cioè io mi sono arrabbiato con me stesso perché dico porca miseria. E quelli sono gli ostacoli di cui parlavamo prima, gli ostacoli contestuali, di cultura anche, no? Cioè questa dimensione globale che fa spavento. Per cui magari anche la famiglia ti dice ma chi te lo fa fare ad andare fino a Verona? Ti faccio vincere il dottorato a Verona, proprio brutalmente, da boss universitario, da barone, ti faccio vincere il dottorato a Verona. No, ma l'aria di Bari. Non c'è il mare, non c'è il mare, non c'è il mare. Ah, sì, il mare è la cosa importante. Capito? Gli amici, poi dopo il bimbo, lascia. E quindi veniamo al bilancio di competenze, che è lo strumento che noi utilizziamo, che è un percorso chiaramente anche questo articolato, come dicevamo, in tante fasi, in tanti momenti, tra cui anche il gruppo può rientrare, che serve per ricostruire concretamente quelle competenze personali, professionali, attitudini, motivazioni, poi ripeto, ognuno di noi inserisce quello che ritiene essere la risorsa saliente per il target che ha come punto di riferimento, e appunto il fine ultimo del bilancio di competenze non è semplicemente quello di dire, no, di dare un esito, come devo dire, dell'analisi di queste competenze, ma quello di aiutare il soggetto a costruirsi autonomamente un progetto di crescita professionale e formativa in vari momenti della vita organizzativa, della vita formativa o personale, quindi inserimento formativo lavorativo, reinserimento, ma anche miglioramento, dicevamo stamattina, la manutenzione delle proprie competenze. Vabbè, gli obiettivi li abbiamo detti, scusate, vado un po' avanti così entriamo. Allora, l'aspetto interessante che appunto già vi citavo prima è la dimensione temporale. Appunto, per rispondere a questa finalità di attivare la consapevolezza del soggetto, è importante lavorare sia su una dimensione retrospettica che su una dimensione prospettica. E quindi la nostra azione, quindi tutto ciò che facciamo concretamente nel colloquio, a seconda dei casi, no? Nella ricostruzione del curriculum, eccetera. Quindi non si considerano neanche assolutamente esperienze di lavoro in nero. Esatto. Che non possiamo mettere nel curriculum. Non si possono mettere, che ad esempio io consiglio sempre di mettere ugualmente. Certo. E non le si valuta proprio quasi come, certo, acquisizione di competenze, perché non si vede un contratto. Assolutamente, infatti. E poi la dimensione invece prospettica, chiaramente relativa alla definizione, al chiarimento delle prospettive evolutive e l'identificazione appunto degli elementi chiave che ci consentono di realizzare questo cambiamento. Quindi valutando anche gli ostacoli, ovviamente. Le dimensioni quindi di analisi sono passato, presente e futuro, chiaramente. Nel passato noi analizziamo le esperienze, quindi innanzitutto riconosciamo le esperienze significative, facciamo una comparazione cronologica delle esperienze significative, nel senso che chiaramente un'esperienza avvenuta 10 anni fa a livello proprio di sviluppo di competenza è, ha un grado di competenza diversa da quella che è avvenuta 5 anni fa, quindi anche cercare di capire come si è evoluta quella competenza, se magari quell'esperienza ci ha insegnato che, come dicevamo anche stamattina, non sono fatto per fare, non so, l'astronauta, diceva il professor Tanucci, o per insegnare, o no, perché magari appunto una persona arriva in consulenza di orientamento già con un desiderio professionale che poi però non rispecchia il reale feedback che ha avuto dall'esperienza che ha vissuto. La traduzione delle esperienze in competenze, quindi cercare di tradurre, come dicevamo prima, le attività concrete in competenze, non soltanto tecniche, ma anche e soprattutto competenze trasversali, e il riconoscimento di competenze maturate rispetto alla possibilità di trasferirle, di generalizzarle. Questa è proprio diciamo, la novità, se volete, dell'interpretazione della competenza degli ultimi anni nell'ambito della psicologia dell'orientamento, cioè il riconoscimento importante delle competenze trasversali, che sono quelle competenze trasferibili da contesti diversi, che poi consentono proprio di ricomporre la propria professionalità, come dicevamo prima, nella logica di occupabilità. Nel presente lo sforzo è quello di integrare queste competenze e risorse, quindi risorse materiali, ciò che abbiamo realisticamente a disposizione, quindi ancora una volta bisogna un po' sgombrare il campo da fantasie, desideri, proiezioni che poi in realtà non sono attuabili, non sono fattibili, realizzabili in termini concreti. Risorse territoriali, quindi la possibilità di esprimere le competenze nel mio territorio, nel territorio che comunque è stato scelto da me come punto di riferimento per la ricerca, torniamo sempre al discorso dello psicologo pugliese,
E le risorse relazionali, su questo per esempio noi lavoriamo molto con i giovani laureandi, laureati, ma anche stiamo cominciando a far entrare in questa logica gli studenti che sono ai primi anni, cioè il networking, sviluppare in qualche modo delle reti, ne parlavamo anche tra di noi, delle reti di conoscenze informali, ma anche formali a seconda dei casi, che ci consentano di entrare in contatto poi con il contesto che ci interessa. Certo, restare a casa ad aspettare che il lavoro ti venga a cercare è impossibile, allora, molto spesso anche la partecipazione ad un convegno, ad un incontro, una cosa su cui sollecitiamo gli studenti che ancora devo dire sono un po' resistenti perché vedono l'università, come si diceva prima, come l'esamificio, diciamo così, no? Il contesto nel quale vado, seguo la lezione, vado a fare l'esame e poi torno a casa, in realtà è un contesto sociale che ti consente anche di sviluppare una rete di conoscenze utili anche per il dopo. E quindi di costruire proprio la tua professionalità grazie a quello. Oltre che anche la peer education, per esempio, in questo caso, cioè il networking con dei colleghi universitari più esperti, più avanti nel percorso di studi, che magari ti possono trasferire delle conoscenze e delle risorse relazionali molto utili per sviluppare certe competenze. Per esempio la partecipazione a gruppi di studio, un altro elemento importante nella ricostruzione di un curriculum. E poi c'è il futuro, e quindi qui andiamo ad esplorare le aspettative, il campo appunto a cui fanno riferimento le aspettative, personale, professionale, appunto le esigenze, il contesto familiare, il contesto sociale nel quale viviamo, che modula in qualche modo anche l'aspettativa, e poi appunto i tipi di futuro sul quale queste aspettative vengono proiettate, quella dimensione temporale di cui parlavamo prima, quindi un futuro prossimo ma anche un futuro distante, imparare a guardare oltre. Ecco, la scelta dell'università molto spesso non viene, ma anche della scuola devo dire, non viene fatta con l'idea di cosa mi serve l'università, no? Io studio psicologia perché magari vado bene nelle materie umanistiche, faccio un esempio stupido, ma non perché realmente so che cosa fa lo psicologo e se io voglio essere uno psicologo tra 5 anni, no? Sembrano banalità, ma davvero questi sono poi gli elementi tragici, no? dell'esperienza di consulenza, perché poi una volta che sono passati 5 anni, chiaramente tu hai sviluppato una serie di competenze che diventa anche difficile poi ricostruire, tutto si può fare, ci mancherebbe altro, io sono convinta di questo, però è difficile, più faticoso. Ah sì, devo studiare me stessa, sì sì, queste sono le risposte. Noi provocatoriamente facciamo questa domanda al primo anno: perché ti sei iscritta a psicologia? A parte qualcuno, perché si iscrivono i miei amici, perché me l'ha detto mamma. A proposito di questo, un'altra volta in quelle lezioni di scienze della comunicazione, facevano un casino tremendo in quest'auditorium: ma perché siete venuti? Dissi io, non è obbligatorio seguire, meglio 10 persone motivate piuttosto che questo caos. Eh no, ma ce l'ha detto mamma di venire. Io ero rimasta sconvolta, perché la mamma li aveva svegliati materialmente alle 8, tu devi andare all'università, come se fosse la scuola, cioè sempre per completare quell'immagine un po' tragica del contributo familiare a volte. Parlavo poco fa con Nadia proprio di questo, che secondo me è necessario fare proprio un orientamento a livello generale, sì. Cioè più che partire dai ragazzi, perché vuole dire, è vero che sono un elemento determinante, però partire proprio da quella che sono i genitori, culturale proprio, sì, a livello sì culturale, manca, parlavamo prima di self-empower, non proprio il senso di protagonismo sulla vita che è completamente inesistente, perché spesso sono i genitori stessi che prendono le responsabilità, anche perché magari dico, no, mio figlio non è in grado, sì. Cosa che in realtà non è assolutamente no, vera. Infatti. Io non a caso spesso volentieri consiglio ai genitori, dico, dopo le superiori mandateli fuori. Sì, sì, cioè, fai bene. In casa, no. Perché l'esperienza personale aiuta tantissimo. Io mia madre, per esempio, che dice, no, tua sorella non sarebbe stata capace di fare il tuo percorso. Cosa assolutamente non è vero, perché certo. Spesso sono proprio i genitori che si prendono responsabilità che loro non sono, quindi ecco perché parlavo di un orientamento proprio a monte, cioè più che sui ragazzi, che voglio dire ovviamente poi sono anche un elemento del futuro, a proposito di futuro, però noi dobbiamo guardare il presente non è secondo me va fatto proprio un lavoro sui genitori, ma proprio sulla società, nelle scuole. Cioè, dicevo a Nadia, è vero che magari io quello che farei è, professor Buscaglione mi ha insegnato a fare la margherita delle possibilità. Io ai ragazzini farei fare la margherita delle possibilità, cioè una serie di percorsi che mi piacerebbe affrontare. Poi, petalo per petalo, vado ad analizzare quello che devo fare. Questo è vero, però poi entrano nel contesto classe e l'insegnante stessa, sì, e comunque voglio dire... Sono gli adulti che sono disorientanti. Però io riflettevo proprio su questa cosa l'altro giorno in occasione di un nostro collegio di dottorato in cui stavamo, vi racconto questo episodio per farvi capire la mia riflessione, stavamo definendo le date del prossimo concorso di dottorato e dove fare la prova.
e si, i nostri colleghi discutevano su qual era l'aula più facilmente raggiungibile da parte degli studenti. E ho pensato in quell'occasione, poi ne ho parlato con mio marito a pranzo perché mi ha colpito questa cosa, di come è cambiata la cultura dell'università, cioè del docente che si approccia allo studente. I miei professori non si sono mai interessati di dove facevo l'esame, se mi avevano avvisato che c'era l'esame, se il ricevimento saltava. Noi adesso mandiamo email agli studenti, mettiamo avvisi, ci preoccupiamo, ma forse si sono persi, fammi andare a vedere se stanno in quell'aula. Cioè, in qualche modo abbiamo costruito una generazione di studenti che sono abituati ad essere passivi. Non so se sei d'accordo su questo. Io mi sto rendendo conto che è cambiata proprio la logica. È lo stesso la scuola, eh. A Roma abbiamo fatto uno studentessa che è laureata facendo una tesi di confronto dell'accesso ai servizi di orientamento degli studenti della LUMSA, università privata, e gli studenti della Sapienza, dello stesso corso di laurea. Gli studenti della LUMSA accedevano al servizio, ma era una cipessa la percezione, perché stava lì a disposizione, li accompagnavano. Gli studenti della Sapienza, chi conosce la Sapienza, è un caos totale, tende, no, prima come di lottare, poi meglio la tenere, ho detto un casino, tutto. Quelli che andavano ne fruivano alla grande, non ci andava più della metà. Allora il discorso, infatti, ecco, vi invito a leggere ancora il discorso antifragile, che dice sostanzialmente creare delle difficoltà leggere, perché lo possiamo, una persona possa sperimentare proprio come tempo. Però rispetto al discorso che faceva lei, io faccio un ragionamento di questo genere. Insisto nel fare una valutazione del tipo: lo studente secondo me è il nostro interlocutore primo. Se io penso alla catena di queste cose, a me genitore non mi convince, a me insegnante manco meno. Lentamente, con un processo, lo studente può essere il nostro interlocutore. Per questo io difatti dico, una delle affermazioni che faccio è che attira tutti quanti le cose, dice, è severamente vietato agli insegnanti fare orientamento. E quello è il problema principale, lo fanno. Però, dottoressa, sai qual è il problema? È che noi non siamo professionalmente capaci di essere significative e rappresentative in quella cosa lì, perché nel momento in cui andiamo lì facciamo dell'orientamento un po' con l'insegnante, che gli facciamo il test e dice sì sì è vero Giovannino, è portato per il ragionamento simbolico, sì sì effettivamente, allora non facciamo fare le poesie e vai. Siamo lì e assecondiamo la cultura. Invece ecco dove sta il problema: dobbiamo renderci distintivi come professionisti, dobbiamo essere, connotarci come persone che utilizzando questi strumenti qua, quello che sta facendo adesso la professoressa sotto, sono strumenti, metodologie, certo, approcci, che devono essere lo strumento del nostro lavorare professionale. Tutto quel lavoro di ricostruzione, quello è fondamentale, non è quello di andare a fare la diagnosi, ma è essere in grado di costruirsi le cose per fare questa operazione. E questa è un'operazione che certamente la fai con quello che ha 80 anni, 60 anni, 40 anni. Il bilancio delle competenze nasce da come uno strumento per delle donne che avevano perso il lavoro. No, infatti io sono sempre perplesso che delle volte si rischia di andare sullo psicodinamico. Fermi tutti. Proprio come dire, invece è proprio un lavoro non psicodinamico, un lavoro di mappatura. Allora intanto in quanto consente alla persona di costruire questa mappa. Il problema è che noi partiamo sempre con le mappe in piedi, queste mappe che ce le abbiamo calate, e allora il padre, la madre, la nonna, e allora a quel punto, però l'unico modo che ci abbiamo non è tanto quello di, perché tanto gliela faremo a modificare la testa dei genitori. Io sono convinto che il nostro punto di applicazione è lo studente, da piccolino. Beh, mi viene la battuta che ne godranno i prossimi orientatori. Noi tra 20 anni faremo la fame, però quelli successivi avranno un lavoro. Diventerà. E questa è la teoria economica dei cerchi. Sarò contentissima di aver dato lavoro alle professioni delle generazioni. Io intanto facciamo. Ma infatti, come dire, l'evoluzione parte da questo discorso. Ci mettiamo la croce. Sei semplicemente il prodotto di una sperimentazione. Okay, quindi vieni in conto che tanto è. Basta saperlo. Poi io penso che su tutto questo c'è una criticità, no? Perché stiamo parlando di degli studenti. Se poi penso al pezzo che guardo io, no? al lavoratore, al mondo del ancora lavoro, peggio, no? Perché all'interno del cosiddetto mercato del lavoro, dove poi si vende il lavoro, sì, il lavoratore, certo, c'è una concezione dell'automatismo, cioè tutto si autoregola tranquillamente. E quindi che ne so, qual è la politica pubblica per creare occupazione? Diamo un incentivo alle aziende che assumono le donne giovani, bionde, sì, con gli occhi azzurri, no? E quindi automaticamente poi queste donne bionde si incroceranno con un'azienda che cerca, tanto gli diamo gli sgravi fiscali.
piuttosto che lavorare proprio sulle reali competenze. Un ragionamento che feci purtroppo con la Regione Puglia, che poi ci sta dando questa opportunità, però in quel caso litigai pesantemente, perché quando partì all'inizio Valenti Spiriti, inizio del 2006, si fece il ragionamento sul cosiddetto contratto etico, io posi una domanda all'epoca assessore che seguiva Minervini, e dissi: ma scusa, fammi capire, c'è il contratto etico, quindi date 15.000 piuttosto che 20.000, 25.000 euro, ma cioè uno si trova un master su internet e partecipa, voglio dire, ma c'è un ragionamento appunto di orientamento, di qualsiasi tipo e natura? No, ma tanto la risposta è stata: tanti ragazzi sono bravi, mica sono... Allora dissi, per tutto, sono io un ragazzo, 28 anni avevo all'epoca, no? Se permetti, forse lo so meglio di te, no? Esatto, no? Dopodiché tanto hanno internet, si trovano la cosa che gli piace, poi tanto firmeranno il contratto etico che poi tornano in Puglia, che poi... Già detto, tu mi stai dicendo che quindi non c'è né un'analisi dei fabbisogni, ma anche proprio semplicemente del contesto. Non c'è progettazione. Non c'è un'analisi del cristiano che sta avvenendo, quindi lo spontaneismo è, a mio avviso... È spot, perché poi finisce il corso, finisce tutto. L'Arti ha preso un finanziamento della Puglia per riorientare e intervenire psicodinamicamente su quelli che hanno fatto quell'esperienza che dici tu. Perché adesso io li vedo arrivare all'università e dice: mi sono laureato, ho fatto questo master fuori la Puglia, ho fatto questa cosa qui, sono preparato, qualcuno ha tentato di inserirsi in un contesto lavorativo, l'altro 4-5 mesi fa uno di questi mi ha detto, che ho segnalato una persona di questione, mi ha detto: prof, overskilled, non lo voglio. Overskilled, cioè, poi lì c'è un po' di intelligenza indietro, a modulare, una mazzata in testa, gli avrebbe fatto meno male. Però torna indietro e dice: come overskilled, porca miseria, ho fatto tutta roba qui, ma mi rendi pure dire prendere per i fondelli. Questo è il punto. Allora, perché io, come dire, noi stiamo facendo tutto questo ragionamento, per favore, meno formazione e più orientamento, ma il problema è che tutti quanti noi facciamo formazione e nessuno di noi fa orientamento, e quando ci dicono di andare a fare orientamento, dice: che me dai tu test? Io per esempio sono uno di quelli che fa formazione. Vabbè, basta così, Basta così, dico. A fare formazione. Sono un tecnico dell'orientamento, e però sono molto stimolati in questo senso, e provo a dargli un po' il punto è che bisogna arricchire questo bagaglio di risorse, che poi dobbiamo rendere espliciti perché si riesca a trovare il proprio percorso. Il punto è che siamo oggettivamente adesso in una situazione e sono certo che non potrà che peggiorare questa situazione, in cui in realtà le occasioni per riempirsi di esperienze, qualunque esse siano, perché dalle esperienze si innescano i meccanismi emozionali che ti consentono di misurarti, di capire. Certo. E sappiamo quanto si stia, quanto sia, guarda, il disorientamento è direttamente proporzionale alla scarsezza delle esperienze. Questo è, credo che da formatori e da, diciamo, da specialisti dell'orientamento, credo che sia un punto di partenza. È chiaro che non è il compito degli orientatori fare in modo che chi deve essere orientato possa fare più esperienze, siamo perfettamente d'accordo. Così come sono perfettamente d'accordo sul fatto che la scuola non necessariamente deve orientare, anzi, deve riempire il bagaglio delle esperienze. Non ci dimentichiamo che noi siamo immersi in una prima linea dei nostri figli, che sono realmente la prima linea, diciamo pure, dell'umanità nei confronti della grande rivoluzione di internet. È proprio la prima linea, cioè sono i primi nati digitali che non sappiamo, credo che nessuno sappia dove porterà. Di certo le prime cose che stiamo osservando è che o ce l'hai già dentro un po' di bagaglio di esperienza per cui trovi un tuo modo di interagire con internet, o ancora una volta, se non le hai dentro, rischi effettivamente di essere stereotipato, di essere
e così come la televisione commerciale ha fatto del suo questo. Io non voglio spostare il focus del vostro percorso, però anche da genitore che ha un figlio che dovrà fare quest'anno la scelta di passare dalla scuola media mi sto chiedendo, e io mi sento di un'ignoranza totale, e devo però, a un certo punto io sono fatto un po' così, e cioè devo decidere rispetto agli elementi che ho, e dal genitore la decisione che io ho preso è quella di far fare quante più esperienze possibili ai miei figli, perché sono convinto che l'unico modo che noi possiamo avere da genitori e da educatori in genere, perché questo bagaglio si cominci a riempire un po' di più, perché si renda, perché ne fa, ora questa è la vecchia, non c'è niente di nuovo. Il punto però è che, così come i mestieri artigiani si sono interrotti nella trasmissione, che cos'è? È la trasmissione delle esperienze. Il punto è che noi siamo in una situazione in cui si rischia di interrompere la trasmissione delle esperienze in generale, perché i nuclei, ora non dico niente di, però le dobbiamo mettere una sull'altra queste valutazioni, i nuclei familiari 1,2 figli al nucleo, la famiglia sostanzialmente non è più una comunità. Io vengo per esempio da una famiglia di 6 persone e ho riscontrato esattamente quello che diceva il professor Cannucci, cioè che è vero, mi ha molto arricchito la comunità familiare, è anche vero che poi mi ha un attimo disorientato quando questo nucleo si è effettivamente interrotto, però posso assicurarvi che tra il valore di uno e dell'altro mi porto dentro la ricchezza invece dello scambio continuo avuto con le mie sorelle, che mi hanno pure insegnato a far bene le cose. Ora, per dire che noi riscontriamo nei nostri percorsi formativi che le persone più efficaci non sono quelle che hanno più informazioni o che hanno il voto più alto, ma sono proprio quelle che hanno avuto più opportunità di misurarsi in situazioni come questa. E qui la scuola e la famiglia ha effettivamente un ruolo fondamentale. E chiudo per dire, tornando al mestiere dell'orientatore, l'orientatore, così come qualsiasi altra professione, deve essere venduta. Il valore del vostro apporto è diverso secondo i contesti. In un'azienda la risposta l'ha data proprio la dottoressa, effettivamente quello che fa capire all'imprenditore che deve portare un valore aggiunto in termini di efficacia, dei risultati, perché porti benessere organizzativo, porti tutto il e sono fatti riscontrati. Ci sono alcuni consulenti che fanno appunto che si occupano di dinamiche, leadership e via dicendo, che estremizzano il concetto dicendo che alcuni paghi veramente sui risultati che l'organizzazione, così come un altro target molto importante sono proprio i genitori da questo punto di vista, perché io credo che anche il mestiere dei genitori che è sempre stato difficilissimo, però mi rendo conto che da un lato i miei coetanei ci scambiamo un po', io mi aspetterei che come dire, quelli che hanno vissuto un po' le mie esperienze dovrebbe aver capito che è in quei momenti che tu stai determinando la ricchezza di tuo figlio, cioè non lo tenere sotto, ora non voglio tornare al vecchio, ma è così, non lo tenere sotto, consentimi di, rischierai qualcosa, ma quello che gli stai dando se lo porterà tutta la vita. È un target secondo me molto profittevole da questo punto di vista, però sono proprio i genitori. I genitori che non solo devono combattere con una nuova generazione molto più disorientabile in quanto gli strumenti, le opportunità di esperienza, i nuclei e così via. Poi non ci dimentichiamo che avranno a che fare anche con degli anziani che aumentano di numero, e ancora una volta il punto è quello di riuscire a mettere il pensionato che si
che si porta dietro tante esperienze maturate a servizio anche della, dei giovani e delle famiglie del nostro punto di vista. Hai aperto un paio di dibattito rispetto al quale sono un sacco di punti interrogativi. La chiudiamo così, sì. Però teniamolo in piedi questo, perché questo è molto importante. Io diciamo sono particolarmente preoccupato, no? Della concezione che abbiamo avuto noi, io e te, della mia, io prima di te, della nostra generazione. Il mio padre non sapeva quello che doveva fare, dice: figlio mio, vai, perché ne capisci molto di più tu. Ha ragione. E quindi mi ha buttato e siamo andati, e noi ci avevamo il sol dell'avvenire davanti per pensare, perché tutto sarebbe stato positivamente utilizzato, eccetera. Io credo che oggi invece il discorso sia sostanzialmente, per questo, per esempio, quando dicevo prima evitare che la scuola faccia orientamento, e direi anche, io farei degli interventi sui genitori, li sto facendo, collaboro con il coordinamento genitori democratici, facendo degli interventi che hanno come obiettivo: smettetela di orientare, sì, fatevi i fatti vostri, mettete i paletti. Questi genitori, i genitori di oggi hanno già vissuto allora, questa esperienza, quindi tra la loro esperienza, mentre i nostri non avevano fatto università, oggi, capito? Il servizio di orientamento non è più il precipitato riproduttivo di un'esperienza. Per questo dico che lì ci vuole un... Allora, il patto con il genitore è del tipo: genitore, dai a me, consulente di orientamento, il compito non di... dalle mie parti si dice ammalare, cioè stare lì a seguire il tuo bambino, fai così, fai colà, eccetera, eccetera, ma per fornirgli questi strumenti, perché il genitore c'ha un'esperienza, ma non c'ha le competenze per tradurre l'esperienza dentro un discorso di questo genere. E oggi noi non possiamo fare più le esperienze a caso, dobbiamo fare le esperienze focalizzate, e non c'è più tempo. Allora, uno dei difetti, per esempio, dell'ipotesi, è che lì la Regione Puglia, quando ha proposto tutti questi progetti, cioè, è come se fosse stato un genitore per dire: vai a fare un percorso, sì, di formazione, eccetera, eccetera. Ti do questo premio. A che serviva? Senza obiettivo. Gli assunti che il genitore ha in testa, spesso e volentieri, sono, giustamente come dicevi tu, non sono più coerenti con quello che sarà il mercato del lavoro domani. Io se parlo con un genitore, quello ti dice: ma figlio mio, fai il medico, figlio mio, fai l'ingegnere, figlio mio, fai questo. Perché? Perché il modello che abbiamo in testa è questo. Invece, ragazzi, ma lo vediamo quello che succede oggi. Quali sono le professioni che nel nostro paese dovremmo sviluppare? Saranno le professioni che devono collocarsi all'interno delle ILVE? No? Probabilmente saranno quelle del marketing dei beni culturali, saranno quelle dell'accompagnamento mio, cioè io vado, fra un anno, due anni voglio una badante, e ci vuole una badante, non è che ragazzi, questi sono i punti sui quali adesso tu dici che diventiamo un paese di badanti, no, però noi siamo in grado di poter pensare a leggere il bisogno, certo. Quindi, proprio partendo da quel discorso tuo, cioè noi oggi abbiamo i nativi digitali, che cavolo di lavoro inventeranno questi? Boh. E allora lì, ragazzi, bisogna dirgli: vai, ti do gli strumenti che sono di questo tipo, due anni non sai usare, fatti il check delle competenze che era stato in tempo reale, e vedi poi come, a parte incontri, questo passa il treno di questa opportunità, come riesci rapidamente in due secondi a dire: guarda, questa è una cosa che fa per me, candido. Invece oggi che le persone non sanno a quale. E allora è vero che stiamo in una situazione di crisi, ma stiamo in una situazione di crisi perché non c'è nessuna componente di chi ha il know-how per introdurre l'innovazione dei sistemi produttivi. Il sistema produttivo oggi ti dice: dammi il contabile, ma nel contabile lo fai in automatico, non è quello, cioè hai bisogno invece di altre cose innovative. Tra l'altro, quei master, volenti spiriti benedetti, a me è capitato di far lezione, erano pieni di ragazzi che non sapevano perché stavano lì, non volevano seguire, perdevano tempo, cioè il rischio di questa azione è stata di... perché i genitori, piuttosto che la regione, avranno consigliato di fare... Non mi sono scorso se è ripresentata la possibilità.
verità, a quanto pare. Così com'è. Io che sono residente borderline con la provincia di Matera, siccome fuori regione all'epoca, quindi anche a Matera, frequentare il master a 20 km a Matera avevi di più. Il problema era, mo capiamo dove devo andare. Sì, è senza obiettivo formativo, ho capito che era grave. È stata riprodotta la cosa. Io ho amici che vanno in Emilia Romagna a fare dei master a 1500 euro e nel frattempo se ne beccano 15.000. Sì, dicono 5.000 ok per le spese, le altre 10.000 in tasca. Sì, vabbè, però scusa, il problema non è quello che viene offerto dalla regione o da altro, anche siamo sempre lì. Il modo in cui tu ti entra. Cioè, che ben vengano queste possibilità, perché chi non ha soldi per frequentare un master magari ha questa possibilità, purché vengano sfruttate in una certa maniera. Cioè, non è lo strumento il problema, lo strumento È come viene utilizzato lo strumento. Cioè, anche lì non è l'esperienza il problema, viva Dio, si facciano le esperienze, però che vengano organizzate. Cioè, il punto è che non bisogna neanche più, secondo me almeno, parlare di devi diventare ingegnere, medico, devi imparare a fare qualcosa che sia coerente con il tuo progetto, poi magari andrai a fare il medico veramente perché lì rientrano tutte le tue diciamo, capacità, competenze eccetera eccetera eccetera, ma non è detto che tu diventi quel medico, magari sei un medico che però ha anche altre capacità e quindi sposta l'attenzione su altro. Cioè, quello che bisogna spiegare forse ai nostri figli e ai genitori dei nostri figli, altre persone, è cerchiamo di offrire alla persona le possibilità per costruirsi un percorso personalizzato, altrimenti ci imbrigliamo in etichette che non servono a niente. Io non lo so da qui a 10 anni o anche a 5 anni che cosa succederà, perché oggi chiedono informatici, ma l'informatico di tra 5 anni non sarà l'informatico di oggi, quindi è inutile dare delle competenze così che diventano vecchie. Ha di esperienza, non capivo. Sì, il problema di fondo è che non è tanto la quantità dell'esperienza, quanto perché ci fermiamo, sono l'una e mezza. Più o meno, perché qua poi inizia un'altra parte. No, basta così. Sei sicuro? Io parto da un altro presupposto. Sono ricchi di esperienze che non hanno ancora una collocazione nel contesto sociale e produttivo in cui stanno. Sono delle schegge. Io ho dei ragazzi che hanno fatto il dottorato all'estero. Ragazzi italiani, laureati ad hoc, qua ci riconosciamo, mezze calzette. Sono andati all'estero. Gli hanno un contesto di un certo genere che hanno organizzato. Si sono attivati. Tu. Cioè, dove cavolo hai imparato questa cosa qui? Professore, là, su, giù, eccetera. Allora, il problema qual è? La differenza che c'è tra lo studente universitario, il dottore italiano, di ricerca italiana e quello straniero è che lui ti dice, io mi ricordo negli Stati Uniti una volta facevo lezione alla UCLA e quello che disse, professore, ma nel mio percorso di studi e di carriera, questo corso di insegnamento a che mi serve? Come che ti serve? Dice, il programma lo prevede. Qua abbiamo il titolo legale, tu devi fare quell'esame e buono al segno. Là invece quello diceva a me, se si a che mi serve? La professione di una professionalità lo faccio, se no ciccia. C'è un progetto, anche formativo. Cioè, l'esperienza, sono d'accordo con te che è importantissima, però noi in questo momento storico, l'accelerazione dei processi, dobbiamo considerare l'esperienza come un momento della formazione progettato. E oggi quello che manca è che tutto è etero progettato, tutto etero costruito. È lo Stato che ci dice qual è il percorso di studi per diventare ingegnere, è la regione che ci dice qual è il percorso per inserirsi eccetera eccetera. Quindi invece il discorso è, e qui io vedo la centralità del consulente d'orientamento, il consulente d'orientamento sta in una specie di crocicchio in cui le stanze della scuola, le stanze dei genitori, le stanze del soggetto è quello che non è che te le risolve, che sta lì, ma quello che ti dà gli strumenti a te, studente, di rispondere a queste situazioni. Tu metti le condizioni tue, figlio mio, le risorse che ti do a disposizione sono queste, i tempi sono questi, le situazioni sono queste, e mo vatti a cercare un consulente che ti dice come pianificare questa roba qua. Perché infatti sarebbe interessante se anziché i centri per l'impiego ci fossero dei career vocational career consultancy, saremmo benissimo. Perché allora io ci mando pure lo studente universitario, ci mando pure tuo figlio che gli dici questo pomeriggio non c'è da fare niente, vai là. E allora la Margherita e tutte quante le metodologie, eccetera, eccetera.
Perché prova a cimentare un ragazzotto di 15 anni, eccetera, eccetera, a fargli un bilancio di competenze, e gli comincia a dire, ma tu che competenze c'hai, Coco? Fammene capire. E quello comincia a esercitarsi, simula, vede, e dice, quello torna a casa e gli dice, papà, oh, io sono uno che ho capacità negoziale. Eppure quello l'ha sviluppato, perché nel gruppo dei ragazzi di Muretto è viene individuato come quello che risolve i problemi. Dicevamo, andiamo da Francesco, Francesco risolve i problemi. Ci stanno nei gruppi, no? Quello sì, che sa sì, organizzare, sì, eccetera, eccetera. Però quelle cose lì sono tutte cose che precipitano nel vuoto. Poi scopri da grande. Cioè, invece se noi fossimo in grado di valorizzare questa roba qua, ma porca miseria, avremmo della gente che arriva all'università e dice, professoressa, guardi che a me ce vengo perché mi serve. Capisce perché deve fare quella cosa. Invece adesso se tu gli dici perché la fai, ce la fa l'esame. Sì, sì. Va bene, possiamo però, chiudere. Aperta, si è fatto un po' tardi. Davanti dietro al coperto delle camerisane. No, vabbè, si apre poi un mondo. Purtroppo il tempo è finito anche perché poi dovete riprendere alle 2, quindi volevamo lasciarvi concludendo questa giornata. Personalmente penso di parlare anche a nome del professor Tanucci, molto utile parlare con voi e cominciare a sensibilizzare i futuri consulenti di orientamento. Vi auguriamo insomma di lavorare presto e di continuare quello che state facendo, ma sensibilizzare rispetto a questa cultura, insomma, per noi è molto importante perché ci crediamo davvero. Quindi grazie a tutti voi. Grazie a voi.